Annalisa Minetti è stata ospite oggi, 13 marzo 2016, del programma televisivo Domenica Live, condotto da Barbara Russo. Ha scelto proprio questi studi televisivi per rispondere alle pesanti accuse che le avrebbero rivolto negli ultimi giorni da parte di alcune persone che, per l'appunto, l'avrebbero accusata di essere una falsa cieca. E a tal riguardo la bella, brava e simpatica Annalisa Minetti avrebbe risposto nel seguente modo: tutto possono ledermi, ma non la mia autonomia. Si può fare, tutti possono fare tutto. C'è una cosa che non si può fare, che non riuscirò a fare da sola: estirpare le radici profonde della ignoranza. Siate felici dei disabili che reagiscono. La disabilità non è un limite finché c'è la volontà di vivere la propria vita. La vita è un diritto di tutti. Sulla base di cosa mi dicono falsa cieca? Punto interrogativo. Perché mi trucco, perché vivo da sola, perché sono bella e normalmente i non vedenti vengono visti come persone brutte? Voglio essere me stessa, voglio sentirmi bella. L'intelligenza mi ha portato a capire che posso vivere. Chi vi ha insegnato la vita? Quando c'è un problema, c'è una soluzione. Alcune accuse sarebbero arrivate, però anche che secondo per l'appunto i quali le parole della bella, brava e simpatica Annalisa su possibili cure rischierebbero di dare false speranze scusate, a molti, facendoli poi cadere in depressione. E poi avrebbe replicato la bella Annalisa nel seguente modo: vedete il problema? Io non ho parlato di una speranza futura che non si quando e se potrà avverarsi. Io ho portato una persona conosciuta in tutto il mondo, il professor Cusumano, che scrive su riviste indicizzate: io non deprimo i malati, io do loro speranze. La vita è un dono, va vissuta con consapevolezza. Io studio per capire quante possibilità ci sono per migliorare la mia vita. Io voglio conoscere perché so, vedrò. E poi sarebbe arrivato un appello al presidente del Consiglio, Matteo Renzi, avrebbe detto a tal riguardo le seguenti parole: riportate l'educazione civica nelle scuole, a volte ci autolimitiamo, il disagio fa crescere. Vivete, il tempo non ve lo rende indietro nessuno. Io voglio andare avanti a Dio, davanti a Dio e dire grazie perché ho vissuto la mia vita minuto per minuto. E poi si sarebbe commosso e avrebbe aggiunto: questo sorriso non me lo spegnerà nessuno. Insomma, una brava donna, Marisa Minetti, una donna di cui apprezzo la stima, il coraggio e la consapevolezza della sua situazione, ma che continua ad andare avanti nonostante le molteplici difficoltà cui la vita purtroppo ci mette davanti. Questo è un esempio di vita per me, ma penso che debba essere un esempio di vita anche per voi, utenti di YouTube, per voi che magari pensate che ci siano difficoltà insormontabili. Questa donna ce la sta facendo, continua a combattere il dramma della cecità, ma va avanti per la sua strada, testa alta, e non torna indietro, va avanti con il suo coraggio e con la sua tempra, ma soprattutto con la sua immensa tenacia. Complimenti alla bella, brava e simpatica Annalisa Minetti, iscrivetevi, commentate ed un saluto a tutti, grazie.